Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono la dottoressa Emirto Anna Maria, sono una neuropsicologa e una psicoterapeuta e collaboro con il Centro di Psicoterapia Integrata Crisalide della città di Saronno. Intanto grazie a voi qui che siete presenti o chi piuttosto ci ascolta da casa, grazie anche ai colleghi, al dottor Sottocorno invece per tutta l'organizzazione e soprattutto anche per il supporto tecnico. Io nella mia presentazione appunto parlerò di coppie, cercando un po' di capire cosa è successo durante questo Covid alle coppie. E quindi vorrei un po' partire da come ci hanno bombardato anche mass media, coppie in crisi dopo il lockdown e aumentano le separazioni. Così il Covid diventa nemico dell'amore e mette in crisi le coppie. Ecco, quindi sicuramente durante questo anno che abbiamo passato, i media non hanno fatto altro che dirci, allarmarci rispetto alla cosiddetta crisi dell'amore. E da questo punto di vista c'è da dire che però anche l'Associazione Nazionale degli Avvocati Divorzisti ha nella sua rassegna stampa comunque dato in un qualche modo anche validità a questa teoria. A questo punto quindi mi sono chiesta, ma vediamo un po' dall'Istat quali dati abbiamo in merito. Ecco. Per il momento, nel report che l'Istat ha pubblicato quest'anno, a febbraio del 2021, abbiamo per ora ancora dei dati parziali. Dati parziali che fanno riferimento solo al primo semestre del 2020. E come possiamo vedere dal grafico, sia nel primo trimestre, quindi gennaio-marzo, e nel secondo semestre, in realtà quello che vediamo è una riduzione generale dei matrimoni, delle unioni civili, ma allo stesso tempo anche delle separazioni e dei divorzi. Dal grafico però si può vedere come questa riduzione sia stata più netta nel secondo trimestre. Quindi in questi primi 6 mesi quello che vediamo in generale, perché ricordiamo sono ancora dei dati approssimativi, dovremo attendere l'anno prossimo per avere i dati certi del 2020. Quello che vediamo è che c'è stato un calo dei matrimoni dell'80% e delle unioni civili del 60% se prendiamo i primi 6 mesi del 2020 rispetto al 2019. Allo stesso tempo, però, anche separazioni e divorzi hanno avuto una riduzione del 55%. Sembra quindi che l'amore sia andato un po' in stand-by, si sia addormentato, ok? Quindi quello che possiamo intanto iniziare a fare, nell'attesa che arrivino dei dati un po' più certi, è capire in realtà cosa succede alla coppia, in realtà che cos'è la coppia, e poi vi presenterò due studi che hanno iniziato un po' a cercare di capire a cosa è successo alla coppia appunto durante il Covid. Anzitutto, quando parliamo di coppia, noi che cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento a una relazione in cui due persone decidono di condividere la propria vita. Quindi abbiamo due soggetti, due io, che hanno quindi un funzionamento proprio, un carattere proprio, dei propri bisogni, una propria storia di vita, che diventano un noi. E questo noi diventa una nuova realtà, che ha un proprio funzionamento, dei propri bisogni e inizia a creare la sua storia. In questa unione però dobbiamo sempre ricordare che nella condivisione è fondamentale che ciascuno dei due partner riesca sempre a riconoscere la diversità dell'altro rispetto a se stesso. E quando è che nasce una coppia? Noi sappiamo che di solito l'ingrediente iniziale è sempre l'attrazione sessuale, però ricordiamoci che questo elemento non è sufficiente affinché la coppia possa avere una buona qualità e soprattutto una buona durata nel corso del tempo. Questo perché all'interno della coppia quello che entrambi i partner vanno cercando in realtà è che l'altro riesca a soddisfare il proprio bisogno di vicinanza, di conforto e di sicurezza. Quindi nel ricercare questi bisogni quello che vediamo è che anche la relazione di coppia diventa un legame di attaccamento. Di attaccamento, appunto, abbiamo parlato stamattina anche il dottor Sottocorno, quindi sarò molto breve. Noi di solito ne sentiamo parlare rispetto alla relazione tra madre e bambino, genitore e figlio, però, come ben diceva John Bowlby, il padre in realtà della teoria dell'attaccamento, questo tipo di legame è presente dalla culla alla tomba. Quindi, in realtà, anche da adulti, noi viviamo questo tipo di legame.
Certo che però l'attaccamento adulto, quindi all'interno della coppia, è ben diverso rispetto a quello che noi vediamo tra il genitore e il figlio. Anzitutto è diverso perché questo è un legame, un attaccamento tra pari, ok? Quindi entrambi i partner all'interno della coppia possono chiedere, ma entrambi allo stesso tempo, oltre a richiedere, danno. Inoltre poi, come ho detto anche prima, teniamo conto che questo tipo di legame, di attaccamento, è anche integrato con la sfera sessuale. Quindi quello che noi vediamo in realtà in questa relazione tra pari è che quello che viene a crearsi è un legame di reciprocità. Quindi noi dobbiamo immaginare il legame di coppia come se fosse una danza, per cui i passi dell'uno corrispondono ai passi dell'altro. Quello che la coppia nella sua storia deve fare è quello di provare a trovare il proprio equilibrio. Ok. Cos'è successo però quando è arrivato il Covid? Quello che è successo intanto è che sicuramente il Covid, come hanno già ben ampiamente detto anche gli altri colleghi, ha rappresentato un evento stressante, anomalo, quindi completamente unico nel suo genere, multidimensionale. Perché dico multidimensionale? Perché non ha soltanto minato il senso di sicurezza di ciascuno di noi, ok? Ma ha iniziato a fare rima anche con problemi economici. Pensiamo a tutti quelli che, insomma, anche a causa delle chiusure, e quindi chi ha perso il lavoro, chi invece era nella cosiddetta cassa integrazione, hanno anche vissuto problemi di questo tipo. E poi ricordiamoci anche come le azioni governative che sono state necessarie hanno minato in realtà anche la nostra rete sociale, ok? Quindi in questo il Covid ha sicuramente rappresentato un evento che si è insinuato a 360 gradi nella vita di ciascuno di noi. Quello che succede di fronte tipicamente agli eventi negativi, agli eventi stressanti, è che l'individuo, in senso lato, tende a rispondere cercando il supporto sociale, proprio perché il supporto sociale è quello che poi ci permette di ritrovare la sicurezza. Però ecco di nuovo che proprio a causa delle azioni governative che sono state necessarie, anche il supporto sociale ha un po' cambiato la sua prospettiva. Quindi nei casi in cui siamo stati appunto obbligati a casa all'interno della nostra rete familiare, qui vediamo che la vicinanza dell'altro è stata in un qualche modo una condizione obbligata. Dall'altra parte invece la distanza, il non poter vedere gli altri, dall'altra parte ha trasformato questo bisogno di vicinanza in una condizione impossibile. Quindi in questo senso una condizione di frustrazione ci siamo portati. Ma cosa succede invece di solito alla coppia? Quindi non solo al singolo, ma anche alla coppia. Ecco, quello che noi sappiamo bene dalla letteratura scientifica è che quando i partner, quindi della coppia, vivono simultaneamente o indirettamente un evento stressante, come appunto lo è sicuramente stato il Covid, quello che succede è che la coppia ha la possibilità di mettere in atto per fronteggiare lo stress un coping diadico. Che cos'è in realtà questo coping diadico? Altro non è che un processo di relazione in cui lo stress non diventa un fatto che colpisce solo uno dei due della coppia, ma diventa un fatto relazionale. E in questo fatto relazionale quindi entrambi i partner sono coinvolti, entrambi investono i propri sforzi. A che scopo? Quello di proteggere l'altro e di proteggere la relazione. Cos'è che però è determinante nel coping diadico affinché questo fronteggiare lo stress sia positivo e quindi non vada in realtà a disgregare la coppia? Ecco, quello che noi sappiamo è che percepire una risposta responsiva del partner è fondamentale. Quando è che però una risposta è responsiva? Quando il nostro partner è in grado di sintonizzarsi con i nostri bisogni, quindi è in grado di vederli, è in grado di riconoscerli, di accettarli e poi è in grado anche di rispondere, offrendo comunque una cura a questi bisogni. E noi sappiamo che
questo concetto, la responsività, è un elemento che in letteratura sappiamo essere decisivo e un collante nelle coppie. Pensiamo a quelle che vivono la perdita di un figlio, piuttosto a chi ha vissuto il cancro. Ecco, in queste coppie la letteratura ci dice bene come tanto più la responsività è alta, tanto più la coppia di fronte a questo evento stressante non si disgrega ma resta unita. E quindi a questo punto è anche importante chiederci: cos'è successo alla responsività durante il Covid? Siamo riusciti ad alimentarla? Tenendo conto che tanto più una coppia riesce a essere reciprocamente responsiva, tanto più la qualità di questa relazione è positiva. Aumenta l'intimità, la durata del tempo, nel corso del tempo della coppia, si riduce anche la conflittualità e inoltre aumenta anche il nostro senso di sicurezza. Per capire cos'è successo però alle coppie durante il Covid vi porto due studi. Il primo ha avuto una portata internazionale perché hanno preso parte circa 8.000 persone impegnate così, come dire, durante il Covid in una relazione affettiva stabile. E questo studio ha preso a 360 gradi, insomma, individui da ogni parte del mondo, dal Nord America al Sud America, parte del Sudafrica, buona parte dell'Europa e anche Cina-Giappone. Quindi possiamo dire che sicuramente questo studio ha una visione veramente ampia e globale. Cosa hanno cercato di fare gli studiosi? Si sono chiesti quanto lo stress legato al Covid, in particolare alla solitudine e alle difficoltà economiche che sono insorte con il Covid, e come poi anche la percezione di responsabilità del partner, che come abbiamo detto prima, e quindi percepisco che il partner vede i miei bisogni, li riconosce e sa prendersene cura, quanto questi due fattori hanno inciso sulla qualità della relazione e sulla conflittualità all'interno della coppia. E quello che si è osservato dallo studio è che quando la percezione di responsabilità è alta, vuol dire che è positiva, quello che vediamo è che lo stress ha avuto un bassissimo impatto sulla coppia, quindi non ne ha danneggiato la qualità. Al contrario, invece, quando la responsabilità percepita è stata bassa, ok, quello che si è osservato è che è aumentata la percezione dello stress individuale. E ciò si è anche tradotto a livello di coppia in una maggiore conflittualità e in una qualità della relazione sicuramente più scarsa. Passando invece al nostro scenario italiano, vediamo questi dati in buona parte replicati. In particolare in questo studio italiano, che è stato condotto dai ricercatori dell'Università Cattolica di Milano, hanno preso parte 2.000 partecipanti italiani dal nord, sud, comprese le isole. Qual era l'obiettivo dei ricercatori? Era quello di vedere in che modo le preoccupazioni legate al Covid avessero avuto un impatto sul benessere psicologico dell'individuo. Su cosa si sono focalizzati però in particolare i ricercatori? Hanno cercato di capire quanto però l'essere all'interno di una coppia, ok, e quindi la capacità di sapere mettere in atto un coping diadico e allo stesso tempo anche la capacità di saper comunicare lo stress all'interno della coppia, fossero dei fattori che in un qualche modo riducessero l'impatto negativo delle preoccupazioni sul benessere psicologico individuale. E inoltre hanno anche cercato quindi di capire come il grado di soddisfazione della relazione avesse in un qualche modo protetto la coppia e il singolo rispetto appunto all'impatto del Covid. E quello che noi vediamo è che le coppie che hanno riferito una relazione insoddisfacente hanno anzitutto avuto una minore comunicazione dello stress all'interno della coppia, hanno percepito una responsabilità più bassa, più scarsa da parte del proprio partner e hanno riferito un benessere psicologico nettamente inferiore rispetto invece a quelle persone che impegnate in una relazione di coppia la consideravano però soddisfacente. Questi dati quindi in un qualche modo che cosa ci stanno dicendo?
che le coppie che durante il Covid hanno avuto maggiori difficoltà sono proprio quelle in cui questa responsività di cui abbiamo parlato prima e che abbiamo detto anche la letteratura ci dice essere fondamentale anche davanti a eventi stressanti molto intensi, appunto come la morte di un figlio e il cancro, è l'elemento che tiene unita la coppia. Quindi cosa dobbiamo un po' provare a fare? A cosa sono un po' chiamate le coppie che si sono trovate in difficoltà durante il Covid? Ecco, quello che forse è importante fare è provare un po' a ricucire, provare a ricostruire una connessione con il proprio partner. E citando Sue Johnson, che è una psicoterapeuta di fama internazionale, è stata la fondatrice della terapia focalizzata sulle emozioni, che è specifica appunto per le psicoterapie di coppie, come si fa ad essere responsivi? Cosa vuol dire essere responsivi all'interno della coppia? Ecco, lei indica un comportamento emotivamente responsivo quando ci sono tre condizioni. La prima è l'accessibilità, quindi il saper essere aperto nei confronti del partner, anche quando siamo noi i primi ad essere in difficoltà. Il secondo passaggio è appunto proprio la responsività, cioè sono in grado di riconoscere i bisogni dell'altro, li accetto e sono in grado anche poi di rispondere alla sofferenza dell'altro con un segnale chiaro che comunica la mia presenza e il mio conforto, ok? E l'altro passaggio fondamentale poi però è anche l'impegno. Come si traduce l'impegno? In una presenza all'interno della relazione che sia attiva, che sia cosciente rispetto al stiamo insieme e ci proiettiamo in un futuro, ok? In che modo quindi possiamo arrivare a costruire, le coppie che si sono trovate in difficoltà possono provare a ricostruire questa connessione? Attraverso sette passaggi, in un qualche modo chiave. Il primo è riconoscere lo schema interpersonale disfunzionale in cui la coppia è ingabbiata. Che cos'è in realtà lo schema disfunzionale interpersonale? È il circolo vizioso in cui la coppia è bloccata. Ogni coppia, anche quelle felici, sempre felici e contente, in realtà hanno un proprio circolo disfunzionale. E quindi è importante, prima di ogni altro, riuscire a capire in cosa ci stiamo bloccando. Ecco, quello che noi possiamo vedere è che esistono tre grandi circoli viziosi fondamentali. Uno è quello del doppio attacco, cioè entrambi i partner all'interno della coppia sono focalizzati su di sé ad autoproteggersi, per cui si accusano in maniera reciproca. Quindi in questo caso possiamo vedere che non c'è connessione. Un'altra danza viziosa è quella del richiedo qualcosa e l'altro si ritira, oppure critico e l'altro va in ritirata e si difende. In questo caso quindi cosa succede? Uno dei due partner a volte ha una richiesta, a volte la modalità della richiesta è un po' difficile da gestire per l'altro partner, perché a volte può essere tendenzialmente aggressiva, e l'altro partner però come risponde? Ritirandosi. Quello che succede però è che il ritiro dell'altro viene percepito come un distacco, una distanza che si prende dalla coppia, e tanto più quindi il partner che protesta percepisce il distacco, maggiore sarà di nuovo la sua protesta, ok? Quindi vediamo che in questo modo questo circolo vizioso diventa perpetuo. E in ultimo poi abbiamo un altro circolo vizioso, che prima io vi dicevo che il legame di coppia è una danza. Ecco, in realtà in questo circolo vizioso non balla più nessuno, perché entrambi i partner della coppia nel doppio ritiro sono fermi. Quindi nessuno più tenta di richiamare la vicinanza dell'altro, la presenza dell'altro. Dobbiamo tenere conto che quest'ultimo circolo vizioso è forse uno dei più complessi, uno dei più distruttivi anche per la coppia, perché nel momento in cui più nessuno dei due partner cerca la vicinanza dell'altro, se questo continua a un perdurare importante, vuol dire che la coppia è giunta al suo termine, ok? Quindi occhio a non passare a questa fase, a questo circolo vizioso che di solito
diventa il passaggio dopo diversi perpetuarsi di proteste e ritiro. Okay? Una volta individuato questo circolo vizioso in cui siamo bloccati con il nostro partner, quello che poi dobbiamo iniziare a fare è quello di riconoscere e condividere in realtà i veri bisogni, che sono tipicamente nascosti. Perché sono nascosti? Perché quello che succede nei classici litigi tra coppie è che i partner sono entrambi bloccati nella narrazione dei fatti. Al più delle volte diventa anche una narrazione dettagliata. Hai fatto, non hai fatto, hai detto, non hai detto. Ecco, noi dobbiamo provare in realtà a cambiare il piano della conversazione, che non deve essere più una descrizione dei fatti, ma deve passare a un livello più profondo, cioè inizio a condividere dei miei bisogni, delle mie paure, ok? Questo significa iniziare a condividere i propri bisogni, quindi dal fatto scendo e inizio a parlare dei miei bisogni. Fatto questo, quando abbiamo iniziato anche noi come singoli individualmente a riconoscere i nostri bisogni, a piano piano anche a condividerli con il partner, possiamo poi provare a correggere gli errori. Per fare che cosa in realtà? Per provare poi a costruire una nuova danza, ok? E in questo passaggio è molto importante però che ciascuno dei due partner diventi anche consapevole dell'impatto che ha sulle emozioni e sui sentimenti del proprio partner, ok? In che modo possiamo iniziare a correggere gli errori? Dato che all'inizio, nei momenti più caldi di litigio, è più complesso. Ecco, lo si può fare prendendo ad esempio un ultimo momento di discussione, di difficoltà che ha avuto la coppia e provare a guardarlo a posteriori, appunto quando anche l'intensità è stata un po' più bassa, ok? Una volta che ci siamo anche allenati anche a correggere questi errori, possiamo poi passare alla fase cruciale, appunto, che Sue Johnson definisce quella dello stringimi forte, ok? Questa è la fase in cui, in maniera intenzionale e voluta, entrambi i partner passano a tentare di connettersi emotivamente anche nel momento in cui la difficoltà è entrata in gioco. E in che modo posso iniziare a connettermi? Appunto iniziando a comunicare i miei bisogni, ok? E anche qui è importante che inizi a comunicare per i miei bisogni, cercando anche di avere una modalità che non blocchi anche il mio partner, ma che lo sappia in realtà anche incoraggiare, appunto nell'essere accessibile a me, responsivo e poi anche impegnato. Ecco, quindi ricordiamoci sempre della responsabilità che abbiamo, ok? Entrambi i partner all'interno della coppia. Quando siamo riusciti a passare anche questa fase, questa conversazione in cui iniziamo a connetterci anche nei momenti più difficili, nei momenti caldi della coppia, quello che poi dobbiamo iniziare a fare è anche affrontare quelle che sono state le ferite relazionali importanti della coppia. Questo perché ogni coppia nella propria storia attraversa dei momenti molto significativi, negativi, ok? Quindi quello che dobbiamo iniziare a fare poi è imparare a perdonare. Questa fase è una fase molto delicata che richiede un grande sforzo a entrambi i partner. Quello che viene richiesto al partner che, tra virgolette, passatemi il termine, ha il ruolo del partner offeso, lo sforzo che gli si chiede è proprio quello di saper soffermarsi sulla propria sofferenza e in realtà non incolpare l'altro, ok? Proprio perché altrimenti ritorniamo al circolo vizioso e quindi dobbiamo ripartire di nuovo da capo. Lo sforzo invece che si chiede all'altro partner, a quello che, tra virgolette, ai panni del colpevole, è quello di non andare in ritirata, non mettersi sulla difensiva, ma sapersi sintonizzare sull'angoscia e sulla sofferenza dell'altro. Questa fase è una fase molto importante per le coppie, perché quando riescono a riparare a queste offese, quello che succede è che i piccoli traumi relazionali che la coppia ha vissuto
cambiano prospettiva e non vengono dimenticati, appunto perché non si dimenticano, ma cambiano prospettiva perché questo evento, da evento potenzialmente distruttivo per la coppia, si è trasformato in realtà in un evento in cui la coppia ha avuto la possibilità di riconnettersi, quindi è positivo per la coppia proprio perché è un elemento che dimostra che la coppia può riconnettersi. Quando quindi abbiamo iniziato piano piano a riparare, quello che poi abbiamo anche la possibilità di fare è quello di rafforzare poi anche il legame attraverso l'intimità e il contatto fisico. Ricordiamoci che in questo la sessualità e il sesso rappresenta solo una delle modalità attraverso le quali poter sperimentare e vivere in realtà l'intimità, ma non è l'unica. E anche perché poi quando la sessualità viene vissuta in maniera slegata da una connessione emotiva con il proprio partner, perché siamo troppo focalizzati alla nostra prestazione piuttosto che siamo focalizzati al nostro bisogno unico, quello che succede è che in realtà neanche la sessualità è più soddisfacente, ok? Quando invece questa viene vissuta all'interno di una relazione che è emotivamente connessa, anche il sesso è più appagante, ok? E poi arriva l'ultimo passaggio, dove nell'ultimo passaggio quello che dobbiamo imparare a fare è prenderci cura della coppia quotidianamente, quindi non solo quando ci sono le difficoltà, ok? Che adesso abbiamo capito anche come si può imparare ad affrontarle, ma dobbiamo imparare a coltivarle giorno dopo giorno, ok? E in questo, ad esempio, sono anche fondamentali i rituali. Cosa sono i rituali? Ecco, vi rispondo a questa domanda facendovene un'altra. Se qualcuno di voi ha un animale domestico, immagino anche un cane, ecco, tipicamente quando tornate a casa, chi è il primo a corrervi incontro? Ecco, chi ha un animale domestico e il cane sicuramente è il cane che fa le feste. Ecco, che cos'è il rituale? È questo. Ok, quindi nel momento in cui ci ritroviamo dopo un momento di separazione perché siamo andati a lavoro, siamo stati impegnati, cosa facciamo? Ecco, è importante che ognuno all'interno delle proprie coppie si faccia questa domanda. Cioè, ma quando torno a casa ho qualcuno che mi viene incontro, ma quando l'altra torna a casa gli vado incontro? Ecco, laddove questi rituali non ci sono, sarebbe importante iniziarli a creare, sarebbe importante iniziarli a costruire, proprio perché non rappresentano altro che il semino che noi diamo giorno dopo giorno alla nostra coppia. E nel prenderci cura giorno dopo giorno della nostra coppia è anche poi fondamentale sapersi proiettare nel futuro, avere uno scopo come coppia, tenendo però sempre a mente della storia che la coppia ha avuto fino a quel momento. E quindi in questa storia tengo sempre a dare importanza alle ferite che poi la coppia ha imparato a ricucire e a riparare. Quindi questo è un po' quello che la coppia è chiamata a fare molto probabilmente in questo post-Covid, laddove durante il Covid ci siamo sentiti all'interno delle nostre coppie in difficoltà. Cosa succede però? Non sempre, molto spesso da soli si riesce. E difatti, per citare anche Willy Pasini, che è uno psichiatra e sessuologo di fama internazionale, ogni coppia prima o poi si trova davanti a un bivio. Lottare per rimanere insieme e dedicarsi al rapporto, cercando di cambiare quello che non va, oppure andarsene, sia pure con dolore, ricominciare. Ecco, questo è il dubbio che ogni coppia prima o poi attraversa. Laddove da soli ci si rende conto di non riuscire a trovare una soluzione a questo dubbio, dove la soluzione è appunto resto o vado, restiamo o andiamo, la psicoterapia di coppia in questo caso rappresenta una risorsa che ci può aiutare a capire appunto i passaggi che abbiamo fatto adesso insieme, cioè dov'è che ci siamo bloccati, qual è il circolo che ci tiene bloccati. In che modo possiamo iniziare a passare dalla descrizione dei fatti, del perché non va bene, cosa non va bene, a parlare di noi, dei nostri bisogni e delle nostre emozioni.
Quindi ecco, questo è quello che la psicoterapia di coppia fa laddove ci sono delle difficoltà che non siamo in grado di gestire da soli. Quindi, per giungere al termine, alcuni concetti chiave che spero di essere riuscita a darvi, ma li ripetiamo velocemente. Quando parliamo di coppia, parliamo di una relazione di reciprocità. Quindi diamo e allo stesso tempo riceviamo. Durante il Covid le coppie che si sono trovate più in difficoltà sono quelle che hanno percepito una minore responsabilità del partner. Quindi quello che possiamo fare in questo post-Covid è imparare a ricucire, imparare a diventare di nuovo accessibili, responsivi e impegnati. E laddove da soli non ce la facciamo, in questo lavoro sottile di sartoria c'è la psicoterapia di coppia. Tanto vi ringrazio, spero di essere stata nei tempi e lascio la parola alla dottoressa Beccia.